Burloni, benvenuti in questo nuovo video qua su Marci Games. Oggi impersonificherò il ruolo del demone. Che cosa può fare il demone? Può fare le kill con l'infinity range. Che cos'è l'infinity range, ragazzi, direte? Io potrò killare le persone da una distanza siderale. Ora ve lo faccio vedere il prima possibile. Devo vedere dove ci sono le persone lontane a me. Per esempio, vedete che il kill countdown è sempre acceso? È sempre acceso. Adesso ovviamente deve essere sulla base di qualcuno vicino. Per dire qua, io posso uccidere. Non so chi posso uccidere qua. C'è gente. Ah, c'è qualcuno vicino. Aiuto, aiuto, qua c'è qualcuno. Vedete, c'è Bruce. Io da lontano posso uccidere Bruce. Sono un demone incredibile. Sono troppo forte. Ok. C'era Bruce morto davanti ad admin. E quindi? Votiamo Bruce allora. Io ho fatto lo scan. Sembra che sia un problema. Io ho visto Nico che mi girava in tondo. Sì, è vero, mi stavo divertendo un sacco. Allora, io ho fatto lo scanner. Ok, Buddy, non ho potuto vederti. Grazie. Io ho fatto lo scanner. Ok. Prossimo. Ma perché Xiao c'ha sempre due voti quel Cristiano? Xiao si è autovotato, scusa. Io non capisco, sono. Spera di non mangiarsi il panino in Santa Pace. Ai, avete visto quanto è bello l'Infinity Range, raga? Infinity Range è un po' quella cosa che tutti vorrebbero, no? Che tu praticamente puoi uccidere le persone. Io sono qua, no? Ma posso uccidere uno da lontanissimo. È bellissimo questa cosa, raga. Benissimo, benissimo. Ora. Dobbiamo cercare di uccidere qualcun altro. E cercare di uccidere questo qualcun altro. Sempre da lontano. Voglio fare le kill tutte unicamente da lontano. Sperando poi che ovviamente. Ok, lì c'è Buddy. Vediamo un po'. Raga, ho ucciso l'occhio dall'altra parte della mappa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma che cos'era? Ma che cos'era? Porca miseria, raga! Ancora 6 secondi, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Vediamo chi mi fa killare! Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ok, vediamo se c'è qualcuno adesso. Vediamo. Raga, mi ammazza sta cosa che c'è Buddy qua, che lo puoi uccidere. Ok. Oh. Ho trovato un altro corpo, raga. Io in realtà. No, ho trovato io. What? Ho trovato Buddy a... tipo tra caffetteria e weapons. Io stavo riportando Locco in caffetteria. Oh, figo. Figo. Io non ho fatto niente, raga. Ci stanno a due Marti. Io stavo girando in tondo, di nuovo. Allora, secondo me Martina a sto punto non può essere. Perché se io trovo un cadavere, lei trova un cadavere. O, cioè, o lei ha fatto due kill, o io ho fatto due kill, o non è nessuno dei due. Secondo me siete voi. Eh sì, due impostori ci sono. Sì. Ho già votato Xiao. Perfetto, vai, mi autovoto anch'io. Io skippo, io finché non so chi è skip. Voglio cercare di giocarle bene, ragazzi. Hai ragione, basta trollarle. Chi devo votare, quindi? Xiao. Skip. Ok. No, vi prego, no, per favore. Ma me l'hanno chiesto. Raga, giochiamo una partita vera. Giocare bene è importante, il gioco. Ma guarda che comunque è un sospettabile. Ma non è Xiao, raga, è palese come Xiao. Ma è molto sospetto. Xiao, vuol dire impostore. Senti come respira, cioè. Xiao, ti sono vicino. Ti faccio una costruzione gratis nella vanilla. Grazie. Ah, perché di solito le fai pagare? Sì, adesso mi fanno pagare. No. Martina è rovinata perché non li posso far più le cose gratis, raga. Non le posso più fare a gratis le cose. Ok, facciamo le lucine. I sassi. Babbo Natale. Matteo morto. Guardate, Matteo, io mi metto qua. Vediamo se posso uccidere qualcuno da qua. Ehi. Tipo da qua. Guardate. No, non posso fare nessuno. Da qui non posso. Ok. Raga, uccidere Nico è la cosa più bella del mondo. Perché sta facendo. Oh mio Dio. Ok. Ok. 9, 8, 7, 6. Devo andare a uccidere sicuramente qualcuno. Vediamo se c'è qualcuno sul cadavere. Ok. Ma? Sono di nuovo l'impostore. Non ci credo, raga. Due volte di fila. Sto male. Sto malissimo. Ok.
Allora, abbiamo deciso che giocheremo bene, anche se siamo nella modalità demone. Ok, quindi la prima cosa da fare è uccidere Matteo. Ok, ho ucciso Matteo perché è il primo che giocherà seriamente e quindi me lo devo togliere assolutamente dai piedi. Poi sarebbe da uccidere Martina come seconda, ma Martina ce la teniamo ancora un pochettino. Martina la teniamo ancora un pochettino, che secondo me è ottimo. Devo cercare di utilizzare le kill lunghe solo nelle occasioni difficili. Prima l'abbiamo provato, ora che vogliamo giocare tutti abbastanza bene, voglio giocarmela abbastanza bene, ragazzi. C'era Matteo morto in Weapons. E allora, Xiao non penso che sia questa volta. Era in elettrica Xiao, com'è? Esatto, e neanche... Oddio, Marci veniva da lì forse. Ingenui. Io ero... Ingenui vuol dire che sei tu? Hai detto ingenui. Hai detto ingenui. Hai detto ingenui. Ingenui. Io ho fatto lo scanner. Ancora basta questo scanner. Scusate, Buddy, me le faccio. Cioè. Buddy e Martina erano con me in atomo. Quindi ho fatto lo scanner. Hai fatto lo scanner, siamo con bravo. No, raga, allora io ero in elettrica. Se non sbaglio... Allora, se dobbiamo essere precisi... No, siamo, non c'è nessuno, lo sappiamo. Circa 3 passi e mezzo vicino alle luci. Ero circa 4 centimetri di distante dal pannello. Cosa righello? Niente, boh, volevo ridere. Era semplicemente in alto. È uscito prima di me, poi. Allora è uscito. Vabbè, da la mattina. No, da sotto è uscito, da sotto. Vuoto. Magari si sta. Anch'io sto parlando, ma nessuno mi ha votato. Io sono. Ma sei morto. Io sono l'impostore, attenzione, lo colochis. Ah, queste partite da impostori, quanto sono difficili e complicate, raga. Sono veramente difficili. Io trovo difficoltoso veramente fare queste cose qua da... Cioè, è complicato, raga, è complicato. È veramente complicata questa cosa. Devo provare a uccidere qualcuno qua in zona, se c'è. C'è Martina. C'è Martina, la uccido? Uccido Martina o non uccido Martina? No, Martina la tengo viva. Martina la tengo viva e la controllo. Faccio finta di controllarla. Ok, la controllo. Vado sopra a questo punto e vedo di uccidere qualcuno se c'è qualcuno qua sopra. Non c'è nessuno. Oh, perché c'è Loco qua? Loco? Ciao. Ok, niente, Loco. Loco va in giro così a caso senza fare niente. È stupidissimo, Loco. Ok, vado giù di qua. Lascio Buddy morto. Lascio Buddy morto. Lascio Buddy morto. Non me lo beccherà Bruce, sapete? Dove eravate? Dica. Stavo facendo cose in admin con qualcuno. Ero nella macchina della caffetteria verso destra. Io sono appena uscito da elettrica. Dov'è che eri tu? Xiao? Nella mattonella scura di caffetteria. Dai, Xiao! Cosa vuol dire? Poi... Raga, ho detto di tryhardare, devo essere preciso. Va bene, ok. Quindi eri tipo un eri nell'area circostante alle... Esatto, ai tavoli. Esatto, okay. Esatto. Okay. Datemi del cattivo, ma io sono salito da elettrica su all'upper engine per fare il motore. È quello che devi metterlo allineato. È passato Marci a fianco me. Io avevo visto Buddy. Assolutamente vero. Pesante. Mi hai visto in elettrica? Mi hai visto al massimo? No, io ti ho visto, raga, passare sotto di me. Ma a quanti passi dalla porta eri, Marci? Ma non ero io. Io meno. Sono accuse pesanti per un uomo. Io so già chi è, però non lo voglio dire. Dillo chi è, Xiao. No, ho già votato, poi vedrai. Devi dirlo chi è. Il voto di Kenoia è decisivo. Non l'ho fatto. Scusate, sono dimenticato. È brutto per non vedere il pallino rosso sotto il mio nome, comunque. È vero. Secondo me mi andavi fuori se votava. Allora, ragazzi, Bruce purtroppo mi ha scoperto. Però devo fare una cosa brava e bella. Non devo assolutamente, ma per nessun motivo al mondo, ucciderlo. Perché se uccido Bruce, raga, sono totalmente anti-sgamo. Io adesso vado e se riesco uccido qualcuno che è tipo in queste zone qua. Vediamo un po' se c'è qualcuno in queste zone qua. Qui non c'è nessuno. Qua c'è qualcuno. Qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Giù di qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Perché non c'è mai nessuno da nessuna parte? Me la dite questa cosa? Vi va di raccontarmela? Vi va di raccontarmela? Ok, Bruce è arrivato di lì. Ok, avevo ucciso Martina e via, raga. Cioè, siamo a posto almeno. Siamo totalmente a posto noi. Siamo totalmente a posto. Sicuri di noi. Chiudiamo lower engine. Così stiamo sicuri. Stiamo freschi. Ok. Ok. 7 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1. Sono Xiao o Marci? Non so chi.
erano in quella. Sì, sì, siete uno. È uno di voi due, ne sono sicuro. Ma se io ero vicino a te, Nico, ero dietro di te. Sì, no, prima hai chiuso le. No, 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 l'hai chiuso. Io ero il reattore, Nico. Ero il reattore, come facevo? E prima di reattore dov'eri? Ero in security, ero. Sono uscito. E prima di security dov'eri? Sono arrivato dall'alto, sono arrivato. E io non ci credo, e ti voto. E io voto te. Va bene. Loco, il tuo voto è decisivo. Vota Xiao. Non lo so sicuro, Nico, perché Loco no, sa che lo vota sempre. Loco, è stato bello. Ciao, arrivederci. Ma non è Nico, raga. Ragazzi, è due round che non prendi voti, eh. Ma ragazzi, non è Nico. Non è Nico, però non ero io. Ho attivato il potere supremo del demone, ragazzi. Non ho più il kill cooldown. Chiamatelo come diamine volete. Sono Xiao e Bruce vicini. E questa cosa non è bella per niente. Perché, insomma, che devi fare? Ma che devi fare, raga? Facciamo così, guarda. Uccidiamo Loco. Ok. E io vado giù. Devo aspettare qua. Aspetta, devo chiudere un attimino. Sabotiamo, caffetteria. Ho vinto! Evviva! Sì! Sei crashato! No, come sono crashato? Sei crashato? No! Sì! No, vedo la schermata che ho vinto! No! E invece no! Me ne vado. Quitto da TS, ciao a tutti! No! Sempre anche con Nico l'altra volta, sono così, ciao!